Dopo anni di impegno per la riforma federalista, oggi è arrivato il primo via libera parlamentare alla riforma proprio qui nell'aula del Senato. Presidente Bricolo, che aria si respira in Casa Lega dopo questo risultato? Beh, noi siamo molto contenti, un grande risultato voluto dalla Lega negli anni. Siamo riusciti a far capire l'importanza del federalismo nel nostro paese, uno Stato impostato ancora dal punto di vista centralista e assistenzialista che doveva essere cambiato. Ci siamo riusciti grazie a Bossi, a tutti i ministri che hanno lavorato, Calderoli, senatori della Lega nelle commissioni eccetera. Ci siamo riusciti anche però, devo dire, in un clima diverso dal passato, senza contrapposizioni, dialogando anche con l'opposizione. Questo è un grande risultato, vuol dire che quando il provvedimento sarà legge sarà molto più facile attuarlo. L'impegno riformista continua perché ora si arriverà anche a discutere alla Camera per giungere poi alla fine al provvedimento nel merito, ovvero i decreti delegati. Sarà un percorso in discesa, un percorso in salita, insomma, cosa pronostica? Non sarà un percorso facile come tutte queste grandi riforme, però io credo che anche la crisi economica, che meno risorse per lo Stato, diciamo, ci aiuterà, nel senso che comunque lo Stato deve risparmiare. Il federalismo porta risparmi e riuscirà anche a battere le aliquote fiscali e dunque meno tasse per i cittadini, che sono comunque risposte che tutti vogliono da un governo in carica.